Ciao, bentrovati. Oggi vi propongo una lezione con la banda elastica. Abbiamo sempre il nostro assistente che sta già allenandosi, bravo. Per cui noi partiamo. Prendete la vostra banda elastica, vi lascio un attimo di tempo e ci accomodiamo. Ok, allora, banda elastica qui vicino. Cominciamo dalla posizione seduta, come al solito, le mani aperte. Prendono sotto le cosce, cerco una posizione ben allineata della colonna vertebrale in assetto, seduta sulle ossa ischiatiche qua sotto. Allontano magari un pochino i piedi se ho bisogno per curare e sostenere meglio la zona lombare. Le braccia sono attive e mi aiutano a sostenere e a supportare la parte toracica. Ok, e da qui, da questa posizione, mi sono ruotata un po' così mi vedo, vi vedo meglio. Tre respiri profondi per andare a percepire l'attivazione della muscolatura che sta intorno alla colonna vertebrale. Inspiriamo espandendo bene il torace, espiro, restringo l'addome, chiudo le coste e mi allungo verso l'alto, braccia forti, ancora inspiro e poi espirando cerco un migliore allungamento, una migliore connessione profonda, ancora uno, inspiro. E poi espiro, mi allungo, andiamo a mobilizzare la colonna, sempre con l'aiuto e il supporto da parte del muscolo trasverso dell'addome. E qui ritorno in una visione laterale, prendo aria in allineamento. Espirando, porto il bacino in una retroversione, la parte alta accomoda, si arrotonda. Andiamo a formare una bella C maiuscola con la colonna vertebrale. Inspiro, mi riallineo. Espiro, vado round. Inspiro, mi riallineo. Espiro, vado round. Anche la testa un po' segue il movimento. Cercate sempre l'attivazione profonda. Le coste davanti vanno verso quelle dietro. Ancora uno. In. Da questa posizione tolgo il sostegno delle mani, quindi è tutto ora a carico dell'addome, le braccia. Lo abbiamo eliminate e inspiro, mi riallineo portando le braccia su verso l'alto, fuori l'aria, braccia avanti, retroversione. Inspiro, allineo, allungo, espiro, avanti e round. Inspiro, mi allungo, espiro, round. Ora da qui senza fretta, espirando, portiamoci indietro, sempre a partire dal bacino, la parte alta della colonna rimane, round non aumento, soprattutto non vado a caricare troppo il collo. Inspiro, mi preparo a risalire e ritorno nella posizione rotonda, qui sugli ischi. Rimango in una C, attivo la muscolatura del core, le spalle sono bene. Aperte e piazzate, il collo è senza tensione. Espiro, risalgo. Round, in, mi preparo. Scendo senza fretta, lentamente. Sento bene gli appoggi ora del sacro, spine dietro posteriori, colonna lombare. Ultime coste a terra, le scapole sono ancora sollevate. Inspiro ed espirando, risalgo lentamente. Ancora uno, in, articolo, vado indietro e qua mi fermo, porto le braccia in alto, inspirando ed espirando, risalgo, mi riallineo, porto le braccia in alto, inspiro e scendo, stabilizzo, in, stabilizzo, in, allineo, e arrotondo. Ancora uno, in, ed l'ultimo, salgo, mantengo la connessione, mantengo la forma rotonda, arrivo sugli ischi, allineo la colonna vertebrale, cresco verso l'alto, braccia in fuori, vado a prendere la banda elastica, la prendiamo a metà. Ora io mi arriccio tutta l'estremità nelle mani perché sennò mi svolazza davanti al video e riuscite a vedere poco. Vado indietro, sempre articolando come prima, una vertebra per volta,
appoggio le coste a terra, avvicino bene i piedi in modo da avere la distanza giusta tra i glutei e i talloni e tra i malleoli. Mi sdraio e appoggio la banda elastica sopra le spine iliache. La mano aperta tiene la banda elastica a terra e andiamo a preparare il nostro pelvic curl. Prendiamo un bel respiro. Mentre espiriamo attiviamo profondamente il core, quindi trasverso, ruoto il bacino verso dietro, puntando il pube verso il soffitto e mi sollevo, articolando la colonna. I talloni tirano verso i glutei, le ginocchia in avanti, prendo aria e scendo. Ancora cerco di mobilizzare bene la colonna, inspiro, espiro, retroversione, salgo, attivo bene i muscoli dietro la coscia, quasi quasi... È piccolo, però sento quasi un crampo già. Inspiro, rimango, espiro, scendo con controllo e ritorno in neutro. Ancora uno, in, espirando, retroversione, spingo verso l'alto, tengo attivissimo l'addome. Ora facciamo una modifica per le braccia, rimango su e inspirando porto le braccia indietro, stabilizzo il cingolo scapolare, fuori l'aria, articolo la colonna. Ritorno in posizione neutra, inspiro, abbasso le braccia di nuovo, fuori l'aria, riparto con il pelvic curl, quindi espiro, salgo, inspiro, braccia dietro, core e gambe attive, cingolo scapolare stabile, espiro, scendo, inspiro, braccia, e ancora, S, spalle bene aperte, premi a terra bene con le braccia, fortissimo, inspiro, porto le braccia indietro, il collo è lungo, espiro, scendo articolando la colonna, trovo di nuovo la neutra, in, ultimo, S, e salgo, in, braccia dietro, S, scendo, e inspiro, porto le braccia sul soffitto, le mani sono alla stessa larghezza delle spalle e spingo bene le spalle lontane dalle orecchie attivamente. Ora andiamo a stabilizzare bene il cingolo scapolare, quindi spalle bene appoggiate a terra, testa in appoggio, collo lungo, stabilizzo nel centro e con controllo sempre staccando prima un tallone e poi le dita, sollevo una gamba, fate sempre tutto con la massima precisione, la massima connessione della mente sul corpo. Il corpo fa esattamente quello che gli dite di fare voi. Da questa posizione, ginocchia bene strette, spalle lontane dalle orecchie, addome attivissimo, si va a fare spine twist. E mentre le ginocchia e il bacino ruotano verso destra, il braccio sinistro tira l'elastico, si appoggia al suolo. Quindi due direzioni opposte. Inspiro, riporto tutto al centro, fuori l'aria dall'altro lato. E in... centro, S, ruoto, vedete come si solleva bene il bacino, non è un movimento di gambe, è un movimento di bacino dall'addominale obliqui e vado, inspiro, ruoto, espiro, torno, e in, e io trovo che lavorare con l'elastico in questa posizione nelle braccia mi faccia sentire più ancorata a livello addominale, quindi riesco a fare un movimento leggermente più ampio e più sicuro, più tonico, più stabile. Ritorno, inspiro, vado, ultimi due, espiro, ritorno, ultimo, in, e es. Metto la banda elastica dietro la testa e tengo i gomiti piegati a 90 gradi, paralleli tra di loro, quindi non li aprite, chiusi alla stessa larghezza delle spalle, scendo con controllo con i piedi, prima uno, poi l'altro, e da qui vado a fare chest lift con l'assistenza dell'elastico, mentre soffio salgo, uso l'addome, lascio la testa pesante nell'elastico, le braccia toniche lavorano, prendo aria e scendo verso dietro, l'elastico quasi mi pone resistenza, inspiro ed espirando salgo, in ed scendo, ancora inspiro, mi preparo, espiro per salire,
Inspirando, incremento un po' la flessione del torace ed espirando, scendo. Ancora in, es per salire. Inspiro, incremento, es, scendo e spingo le vertebre e poi la testa a terra. Ancora due, espirando per salire. Inspiro, incremento, espirando per scendere. L'ultimo, in, es. E rimango su e mi preparo a fare il chest lift with rotation, quindi con la rotazione. Stacco la gamba sinistra, la porto bene in tabletop, ruoto il torace verso sinistra e ricordatevi di ruotare lo sterno in linea col naso verso l'anca. E da qui 4 volte incremento la flessione, quindi mi dirigo verso la coscia, fuori l'aria, in, fuori l'aria, 2. Fuori l'aria, 3, fuori l'aria, 4, ritorno prima centrale con il torace, abbasso la gamba con controllo, se riesco salgo un po' di più col petto, preparo a fare la gamba destra, tabletop, stabile il centro, ruoto il torace in linea con l'anca e 4 volte, espiro, salgo e mi dirigo verso la coscia. E lascio le spalle e il collo tranquillo e uso la forza dell'addome e 3 e 4 e stop, ritorno centrale con il tronco, appoggio il piede a terra, inspiro e incremento ed espirando scendo con controllo rimanendo abbottonata a livello addominale. Riposiamo un po' le mani che dopo aver tenuto così tanto l'elastico abbiamo bisogno. E poi vado a prendere di nuovo l'elastico e nel centro inserisco il piede destro. Porto bene l'avampiede dentro l'elastico, estendo la gamba tesa verso l'alto. L'elastico viene preso dalle mani e lo tiro bene con i gomiti bene in appoggio in modo che le spalle siano libere da tensione e il collo, la cervicale non abbia stress. Allungo con controllo del bacino la gamba sinistra al suolo e cerco di spingere, proiettare il tallone verso il soffitto così da stabilizzare bene il bacino nella sua posizione neutra migliore. E da qui vado a fare un movimento di apro verso l'esterno e di chiusura ritornando in linea della gamba tesa. Con il piede che rimane in parallelo senza ruotare all'esterno, cercando di mantenere fermissimo il bacino, così da prepararci a fare un leg circle veramente, veramente ottimo. Apro, inspiro, torno in linea, fuori l'aria. E anche durante l'apertura penso di proiettare il piede, il tallone lontano verso il soffitto. Ultimo, apro e stop. Di nuovo scendo con la gamba, questa volta verso avanti, ma stabilizzando bene il bacino. E quando torno cerco di aiutarmi un po' di più a cercare un po' di stretching dietro la coscia. Scendo, torno, stretch. E in, stretch. E qui la colonna allunga, l'osso sacro lontano e il ginocchio verso il petto. Ancora due. In, es, stretch, mi aiuto un po' con le braccia, l'ultimo, e ora che ho mobilizzato e stretchato un po' i muscoli, parto a fare il mio bel leg circle, gomiti bene appoggiati, stabile il tronco, il bacino, incrocio e vado, 6 in una direzione, 6 nell'altra, e in, disegno un cerchio, es, 4, ultimi due, in, es, e stop, reverse dall'esterno, apro, inspiro, stop, espiro, stop, cerca sempre nella fase di ritorno un po' di stretching e vado, ultimo e stop, apro l'elastico così è più semplice andare a cambiare la gamba, porto sempre con controllo, la mente controlla il movimento. Cambio il piede, quindi il sinistro nell'elastico, il destro via. Appoggio i gomiti, scivolo allungando la gamba destra al suolo, pensando di mantenerla in linea, quindi
non fuori o dentro disassata, ma il piede sul prolungamento della coscia, della gamba. E da qui di nuovo cerco di stabilizzare il bacino proiettando, non so se si vede, il tallone un po' più in su in modo da non crollare con questa anca verso il basso e vado ad aprire verso l'esterno, mi allungo anche verso quando apro e chiudo, in e chiuso, allungo bene la cervicale, il collo, tutta la colonna, cerco di mantenere attiva quel tanto la muscolatura addominale del core per stabilizzarmi, ultimo. E poi abbasso la gamba tesa in avanti, senza portarmi dietro il bacino, senza inarcare la schiena, torno e con l'aiuto delle mani tiro un po' il piede verso di me cercando stretching sulla muscolatura posteriore e vado, inspiro, abbasso, fuori l'aria, alzo e stretch, in, stretch, in, stretch, ultimo, e stop, si va con il circle, quindi bene, stabili, spalle, collo, torace, incrocio dalla linea mediana e in, circolo, stretch, es, in, tre, es. Un po' mi manca la mia assistente che mi conta i cerchi e stop, direi, reverse, apro e inspiro, la, espiro, la. E in, e es, e in, ultimi due, es, e stop, allungo le mani verso il piede, tolgo l'elastico, appoggio il piede a terra e allungo la gamba e le avvicino, bacino stabile, neutro, quindi ho spazio sotto il punto vita, addome attivo, mi preparo a tornare seduta con un roll up, afferro la banda elastica tra il pollice e la mano, braccia tese indietro con le spalle stabili e lontane dalle orecchie, non allungo, tiro giù e da qui inspirando porto a sollevarmi la testa e le spalle, vado in una posizione di chest lift, posso tirare un po' l'elastico in fuori e decollo. Mi sollevo dal mat, una vertebra dopo l'altra e vado a cercare la mia posizione di C-shape, le spalle dovrebbero restare in linea sopra le anche, la colonna, cercare una curva, inspiro e parto di nuovo, espirando vado indietro, una vertebra dopo l'altra, le mani abbassano, ricordati, rimangono in linea con le spalle, cerco l'appoggio delle vertebre, porto le braccia in su, e mi allungo e al contrario risalgo, inspiro ed espirando, cercate di salire verso l'alto, non dirigetevi ai piedi, C-shape, in, es, dal bacino, perineo attivo, appoggio bene a terra le vertebre una dopo l'altra e mi allungo, e in, es, spingo su, mi proietto in avanti, in, spalmo bene le spalle, collo lungo, mi allungo verso l'alto con la testa, le mani in avanti, l'ombelico indietro nella direzione opposta, braccio in alto e poi mi appoggio, ultimo, e in, sguardo avanti, spalle piazzate, es, e mi posiziono in linea dritta, porto l'elastico dietro la schiena, ok, lo tiro in avanti e questo mi deve servire un po' di sprone a tac, spingere in avanti lo sterno, apro le braccia in fuori, palmo verso l'alto, ok, le tengo un po' più avanti per motivi televisivi, così mi si vede, palmo verso l'alto, cerco un po' di rotazione esterna nella spalla, i piedi vanno a martello, bordo interno del piede a contatto, addome attivo, si fa spine twist, inspiro nel centro, espirando due rimbalzi di lato, vado al massimo e incremento, torno di là, es, es,
Pensate di portare l'elastico, le mani larghe, lontanissime, le scapole sono piazzate, la testa è lunghissima verso il soffitto, ancora due, S, S, in, S, S, stop. Abbasso le mani, tolgo l'elastico, lo vado a mettere sotto i piedi e vado a fare un pochino di lavoro di braccia sfruttando il roll up. Quindi l'elastico sotto i piedi, punto le dita in modo da avere una presa migliore sull'elastico e braccia tese in avanti, C-shape, inspiro e fuori l'aria scendo ma senza fare un roll down completo, mi fermo in appoggio sull'osso sacro, scavo bene la pancia e parto per un lavoro di braccia, guardo avanti e da qui fisso bene la spalla, quindi muscoli che tirano giù bene la spalla, scapola piatta contro il torace, le mani sono verso l'alto, l'omero, quindi il braccio rimane stabile, fermo nello spazio e porto a piegare il gomito portando la mano prima in alto e poi verso la spalla e al contrario torno, arrotolo un po' l'elastico perché così non ci dà fastidio nella visuale, si è intrecciato un dito. Ok, e da qui vado, allora stabilizzo, pancia in dentro, cerco più retroversione che posso col bacino e inspiro, preparo, espiro, porto su le mani e ritorno, S, in, collo lungo senza tensione, concentrate il lavoro sull'addome, sul core e sulle braccia, i gomiti stanno paralleli, non aprono, paralleli, l'elastico che va in tensione qua mi fa sentire più sostenuta, posso incrementare un po' la retroversione e torno, S, S, in, S, in, ancora due e l'ultimo e stop, non mollo, rimango lì, giro i palmi verso il basso, apro le braccia in fuori e da qui dorsali e romboidi, inspiro e fuori l'aria, apro, shh, inspiro, ritorno e apro e torno e via, là e via, là. Cavo la pancia, costa davanti verso quelle dietro, collo lungo, sento lavorare bene i tricipiti, romboidi e addominali, cominciano anche a essere un pochino stanchi, ancora tre volte, S e in, mi sta scappando un po' l'elastico da sotto i piedi, l'ultimo, e stop, risalgo, un roll up, e piego le ginocchia, le apro in fuori, via l'elastico dalle mani, streccio in avanti, prendo i piedi, abbandono la testa pesante e mi godo questo allungamento posteriore. E poi braccia tese in avanti, mi riallineo e vado a fare un bel, senza l'elastico, un bello spine. Allora, i piedi sono distanziati tra di loro alla distanza del materassino, la colonna parte in una linea dritta in appoggio bene sull'osso, sulle ossa ischiatiche, immaginiamo di essere contro un muro con la colonna vertebrale fino alla testa, spalle piazzate, braccia tese in avanti, inspira e andiamo a fare spine stretch, fletto in avanti prima il capo, spalle, coste davanti che premono verso quelle dietro e scendo e cerco uno stretching della spina dorsale. Ora da qui mantenendo la C nella schiena vado a chiudere l'angolo dell'anca, per cui le mani spostano in avanti e ritorno e mi riallino. Inspiro ancora, mi allungo, pavimento pelvico attivissimo, espiro, fletto in avanti vertebra per vertebra e qui sento ancora il bacino nella posizione ferma e il peso sulle ossa ischiatiche. Incrementando la chiusura dell'angolo dell'anca sento il peso del corpo spostarsi al davanti degli ischi, inspiro, rimango,
Inspirando, riporto prima il peso sugli ischi e poi riallineo la colonna vertebrale. Ancora tre. In, es. In, vado in avanti, es, ritorno e ristabilisco l'allineamento. In, es. Inspiro, incremento la flessione dell'anca, espiro, torno sugli ischi, riallineo la colonna, l'ultimo, e poi ci prepariamo a fare un lavoro sulle spalle, sui dorsali, inspiro, e ora rimanendo qua in avanti, cerco di raddrizzare, non so nemmeno se riesco bene nemmeno io, ma l'intenzione è quella di raddrizzare, allineare la colonna vertebrale, e portare le braccia su e giù e torno, raddrizzo, allungo, giù, torno e via. Si sente forte il lavoro dietro la schiena, le braccia, quindi deltoide, estensori toracici e anche il flessore dell'anca, le cosce. Ancora tre, raddrizzo, stendo, giù, round, in, es, in, es, in, es, in, es, riallineo, unisco i piedi, mi porto in avanti con il bacino e mi prendo le tibie con le mani, si fa un rolling back, rolling like a ball, articolo dal bacino portandomi in retroversione, chiudo angolo delle ginocchia, braccia attive, spalle basse, lo sguardo verso le cosce, retroversione attivissima e profondissima di bacino, quasi sto già sbilanciandomi indietro, 6 volte rolling like a ball, inspira, rotola, spingi gli ischi al soffitto e ritorna in equilibrio, e uno, in, es, due, in, mantieni attiva la spinta delle gambe, la retroversione del bacino, in, ed est, e fai partire il movimento dal bacino, non dalla testa, e goditi lentamente questo massaggio sui muscoli paravertebrali dietro la colonna, l'ultimo, credo, in, ed est, e là, sollevo le tibie, inverto la presa sulle caviglie, la presa delle mani, e distendo le gambe, cerco una bella appiattimento della colonna, streccio, apro e rimango, e là, tiro le punte, chiudo, piego, riprendo la banda elastica e la porto, ops, ora lo raccolgo, poverino, porto i piedi dentro nella banda elastica, si prova a fare un abdominal work teaser prep con l'assistenza della banda elastica, braccia distese, schiena ancora bella che ricerca una linea, lo sguardo leggermente alto, inspiro per preparare, espirando porto il bacino in una retroversione controllata, appoggio le vertebre a terra una dopo l'altra, rimango sollevata con le scapole, collo lungo, inspirando si ritorna su, l'elastico mi aiuta, allineo, cresco e vado, S, retroversione, appoggio la spina lombare, inspiro, risalgo cercando di mantenere ferme le gambe nello spazio usando i flessori dell'anca, ancora tre, espiro, scendo, inspiro, salgo, in ed es, scendo, inspiro, salgo, ultimo, inspiro, salgo, ok, mani, piedi, raddrizzo il mio povero assistente, facciamo un lavoro di lateral flexion facendo un side bend facilitato e con l'assistenza della banda elastica. Partiamo dal piede destro,
fasciamo la banda, il piede passando la banda elastica sotto, la fermiamo e un giro aggiuntivo in modo che l'elastico faccia presa. Dopodiché mi corico sul fianco sinistro, avendo cura di allineare il trocantere con il gomito e tutti e due i piedi uno sopra l'altro, quasi come fosse un side plank. La spalla e il gomito in appoggio sono assolutamente in linea, così che la spalla sia in posizione sicura, quindi non aperta per avere forze di taglio, ma rimango bene sotto. Faccio un cerchio intorno alla mano con l'elastico in modo da fissare anche questo. I piedi sono a martello uno sopra l'altro, la colonna in linea e in sostegno, quindi l'addome, il lato sotto sostiene. Testa in linea, prendo aria ed espirando mi sollevo e tiro l'elastico, e se sono bene in linea l'elastico mi si appoggia sul fianco e sopra la spalla, sull'ascella. Torno giù e riparto, in, stiro l'elastico, in, scendo ancora, in, posso ruotare lo sguardo verso il gomito, in, ed e mi allineo, tiro l'elastico, cerco di incrementare il lavoro degli obliqui sul lato inferiore e scendo, ultima, in, in e stop. Piego le ginocchia e vado a fare un po' di stretching da questo lato. Anche qua la spalla morbida, lo sguardo verso terra. Sento allungare bene il lato che abbiamo fatto lavorare e stop. Ok, si fa dall'altro lato, quindi sbroglio il piede, cambio, quindi dall'altra parte passo sotto, fermo l'elastico, lo accavallo con un giro e faccio un altro giro intorno al piede. Presa bene, mi sdraio sul fianco cercando di allineare il trocantere, quindi l'anca destra con il gomito destro e bene il gomito sotto la spalla. Un giro dell'elastico intorno alla mano in modo da partire con il braccio disteso, l'elastico leggermente teso, i piedi sono a martello. Tutto il corpo in linea, il core attivo, la parte addominale, laterale e inferiore sostiene, quindi sto già lavorando con gli addominali obliqui e da qui inspiro, sollevo, trovo l'allineamento del corpo, fuori l'aria incremento la flessione, posso portare lo sguardo al gomito, in, riallineo, e scendo e riparto, in, in, tra l'altro l'elastico mi fa da righello, se sono ben allineata l'elastico si appoggia sulla linea laterale del corpo, se sono fuori asse l'elastico me lo dice. In, sono un po' storta con la spalla, ultimi due, in, in, avete visto l'elastico dov'era? Non ero in linea, ultimo, in, in, spiego le gambe, come prima vado nella posizione a sirena, allungo tutto il corpo verso l'alto e vado in una flessione laterale per strecciare il fianco, sguardo verso terra, spalle morbide, collo lungo e vado e stop. Ok, andiamo a fare un po' di back extension. Allora, back extension che potremmo fare anche senza l'elastico. Andiamo a posizionarci a terra, passando già dal fianco, quindi un pochino più facile. Le mani sono una sopra l'altra e la fronte bene in appoggio. La fronte bene in appoggio, spalle lontane dalle orecchie, l'addome attivo. Quindi ombelico in dentro, pube che preme contro terra.
ginocchia distese, sostengo bene la parte centrale, quindi il core, soprattutto se soffrite un pochino di lombalgia e di mal di schiena, attivate il controllo dinamico, la stabilizzazione dinamico da parte del trasverso, che ha una funzione importantissima sul sostegno della colonna lombare. E da qui cerco estensione dell'anca, quindi a ginocchio teso cerco di staccare da terra la coscia senza andare a premere, comprimere la parte lombare. Alterno il lavoro delle gambe e vado S, in, S, in, S, in, S, in, S, in. Ora da qui vado a cercare l'estensione dell'anca, stabilizzando bene il tronco e l'addome. Fletto il ginocchio cercando di raggiungere il gluteo con il tallone e distendo. E l'anca rimane sempre leggermente estesa. Il ginocchio non abbassa mai. Estendo. Là. Estendo. In questo modo andiamo a potenziare la muscolatura posteriore della coscia e strecciamo un po' la muscolatura anteriore, quindi sia il quadricipite che il flessore dell'anca, l'iliopsoas, in maniera attiva e controllata. E là, stop, basso, cambio la gamba, cerco sempre la stabilizzazione nel core, le spalle basse, estendo l'anca. Notate che da qui la spina iliaca non si solleva, quindi non vado a ruotare, tengo il bacino in squadra ed estendo. E da qui ancora come prima, fletto, estendo, fletto il ginocchio cercando di non appoggiarlo a terra, S e in, S e in. E se sono attiva, sono in linea, sembra una stupidaggine ma diventa faticoso e diventa intenso per i muscoli dietro la coscia. Ancora tre. E in, due, e in, ultimo, e stop, appoggio, porto le mani in appoggio sotto le spalle, i gomiti premono a terra e provo a fare anche una preparazione di swan dive, la testa in linea con la spina dorsale, le spalle bene aperte, premo mani e gomiti a terra. L'idea è quella di scivolare con le scapole verso il bacino e di spingere lo sterno in avanti e poi riallineo, cercando di articolare la colonna vertebrale a rovescio, una vertebra dopo l'altra, i gomiti premono a terra e tirano verso i fianchi e scendo. Sempre la stabilizzazione anteriore dell'addome. Se non ho problemi e non sento la zona lombare, posso cercare un pochino di estensione del gomito e poi scendo. Cerco comunque di non lavorare troppo di braccia, ma di preferire la muscolatura estensoria della schiena. Le braccia un po' mi aiutano, mi sostengono, ma non è un lavoro principalmente di braccia. Sto cercando mobilità e forza nei muscoli dietro la schiena, quindi fino a qui è tutto muscoli schiena, poi mi aiuto un po' con le braccia e scendo. Ancora due, inspirando salgo, espirando scendo, e qua freno la discesa, lavoro in eccentrica con i muscoli posteriori. L'ultimo, lascio i gomiti a terra, cerco la retroversione del bacino, mi spingo su, porto le ginocchia sotto il petto e mi allungo, rilasso, inspiro ed espiro. Passo dalle quattro zampe, spalle lontane dalle orecchie, la testa in linea, punto le dita dei piedi
e vado in una posizione di upstretch. Cerco di scendere con i talloni verso terra, la schiena è piatta, le spalle sono lontane dalle orecchie, l'addome controlla l'allineamento e il sostegno. Ritorno in una posizione di front support e vado ancora in upstretch. Cerco bene di scendere con i talloni, ups e front support, punta sinistra distesa, vado a fare un upstretch con una gamba sola, porto in estensione, va fuori dall'inquadratura, comunque il piede sinistro tira su verso il soffitto, tallone destro verso terra, apprezza bene lo stretching e ritorna e cambia un piede, punta destra distesa, porto in estensione l'anca, stretching sulla gamba sinistra e ritorno e là, porto di nuovo giù il tallone, poi l'altro, incrocio le ginocchia, i piedi dietro e mi riporto in una posizione seduta, piedi che si guardano, mi appoggio con le mani sulle tibie e vado a mobilizzare la schiena, espirando una flessione, inspirando cerco l'estensione. Espiro, parto dal bacino, flessione, in, estensione, es, in, es, in, e là, tolgo le braccia, il sostegno è sulla colonna, apro, porto le braccia su, apro, e in avanti, round, mi proietto in avanti, cerco ancora lo stretching, torno in una linea, apro, braccia su, e apro, braccia avanti, e stretching ancora, riporto in una linea, apro, le braccia salgono, i palmi delle mani si uniscono, le mani giunte scendono davanti al petto, allungo bene, tre respiri per concludere la nostra lezione, defaticare e rimanere connessi, inspiro, laterale nel torace, le mani si separano, fanno quello che fa il torace, espiro, stringo, in, es, l'ultimo, in, e stop, grazie per la lezione, ci vediamo la prossima volta, vediamo un po' se fare ancora mat work o un altro attrezzino, ciao, grazie.